Allora, se no possiamo puntare molto sul vedere direttamente le tue, anche okay, metti le opzioni che vuoi tu, su mettere le impostazioni come le vuoi tu. Yes. Cioè, aspetta, no, mi sono confuso. Volevo dire, ok, metti bilanciate intanto. Sul Ok. mettere i pit stop come sono più adatti alla tua gomma. Soprattutto essendo le prove 18 minuti, avevo pensato a una cosa. Allora, in primis, sono abbastanza sicuro che partiamo con la morbida. Partiamo con la morbida, penso facciamo un. Io sto pensando di fare un decimo. Non so, se giri. Se riusciamo a fare 12 giri, 12 giri dura. Se la gente fa pit stop prima di media, pure noi facciamo. In caso di safety car, subito pit stop prima del 15° giro, pit stop per media. Dopo il 15° scusate, prima del 15° giro, pit stop per dura. Dopo il 15° giro pit stop per soft. Ok, quanto carburante in Ok, barco adesso? ok. Come carburante, non lo so, metti un 10 giri. Vediamo un po', ti vedo un po' da qua e tanto ti dovrei poter vedere lo stesso. Metti quello e metti gomma dura per ora. Tanto non è. Ok. E l'assetto, mi raccomando, metti l'assetto quello che ti ho dato io Sì, ieri, che è il top. già fatto. Ok, perfetto. Per l'auto, non importa, penso che l'hai messa, però è che Che? cambia molto. Tanto sono tutte le stesse prestazioni, vero? Sì, O sono prestazioni tutte le realistiche? stesse impostazioni. Ok, a posto. Vai, vai, vai. Se parti, ti vedo acqua. Ma poi se lo posso streamare pure su Discord. Beh, sì, vabbè, ma ti vedo acqua, ti vedo al gioco però. Ok. Va bene. Australia. Sbagliato sul cubito. Lo so, me ne sono accorta solo dopo. Allora, fai tornare al menu principale. Ora ti. Aspetta un attimo, intanto controllo una cosa, preferenze, aiuti. Sì, metti l'impostazione che vuoi tu. Non serve che esci dal gioco, ti ci metto 3 secondi a ritirare la. Ti ricordi come se cosa il joypad, che devo cambiare la sensibilità del joypad? Come? Come si cambia la sensibilità del joypad? Comandi, vibrazioni, flashback. Vediamo un po' per questo. Allora, azioniamo. Se no possiamo fare direttamente una gara ricopiando completamente come si fa là. Se riusciamo bene, se non riusciamo fa niente. Ok, quindi Formula 1 2020 pari, impostazioni gara sì. Danno piccolo completo, collisioni sì. Va bene, giro di formazione, sì. Primo ora ti vedo. Un attimo, proprio al faro. Va bene. Beh. Comunque dobbiamo entrare, devi entrare Devo dentro al entrare. gioco esattamente alle 22:20, devi stare nella lobby. Ok. Che loro creano. Calma, ti metti le tue impostazioni. Per il carburante devi imbarcare due. Non so come sei tu, ma prova a mettere dai 2 ai 4 giri. Metti tipo 3-4 giri in più di. Anzi, no, metti. 2 giri e mezzo in più di completo, ok, di mettere completo. Per la strategia invece non cagartene, ti dico io quando entrare, ok? Cioè non la modificare lì perché quello serve solamente se non è ingegnere, ci sono io che ti dico quando entrare. Ok. Per
Per gli aggiustamenti A la metti sempre su automatico, perché sennò... Ok, metti via. Per Aspetta, gli più aggiustamenti... la macchina, aspetta un attimo. Via, via. Ah, ok. Perché sto partendo la gara? Non morirmi ora, se No, no ci squalificano. Il cavetti bilanciato, come sempre, viene. Beh, guarda la tua condivisione schermo per... Ci sei? sì. Ok, a posto. Caricando l'assetto. Carica l'assetto, dimmi quando stai partendo, metti sempre con sfumatura. Quanti giri abbiamo detto? Di Ah, metti carburante? 10 giri lì per lì. Tanto ora più incidente, prova partenza a vedere un giro. Che sto uscendo. Vedi qua, cerca di fare più fretta che per vedere un po' quindi. È arrivato imbottigliato, non ti sento, ripeti. Prova ad... Ok, dai, ci sto. Prova a rientrare. Ok. Tanto non importa il tempo. Prova ad andare a martello, secondo me sembra al massimo, più e poi. Ok, lì ti avrebbe dato penalità, quindi farò un po' più attenzione, un po' più esterno. Come sempre ricordati che mettendo il limitatore box devi mettere tu limitatore, frenare e partire dai box anche. Quindi mettere frizione, accelerare e lasciare la frizione appena hanno finito i meccanici. Ti ha dato penalità ora? Ok, a posto, allora va bene. Però hai rischiato molto perché se metti, se metti pure le ruote, cioè se metti tutte e quattro le ruote sopra il cordolo, oltre il cordolo, anzi. Prova ad andare al massimo. Finché puoi. Ok. Penalità? Pare di no. Ok, allora va bene, dai. Ma hai messo Sono... tutti quanti i parametri? Perché io la linea bianca un attimo l'ho toccata. Vabbè, non è che ti dà sempre penalità. Se è una questione di poco, non te la dà. Ora guarda me, faccio io un giro così da farti capire un po' le linee. Ok. Come faccio a vederti? Devi Ah, andare su... sì, dentro il box, un attimo. Mi sono appena svegliato, abbi pazienza. Addirittura. Sì, e io la notte rimango sveglio fino a tardi, le 5, le 6, le 7, le 8. Fantastico. Vabbè, allora faccio pure io un giretto. Guardami.
Adesso devi scorrere con la freccettina finché Sì, non sì, trovi sì, sì. me. Tra un po' esco, ora non mi puoi ancora trovare, ti dico da quando mi puoi trovare. Ok, perfetto, ora sono presente. Sei riuscito? Mi stai guardando? Sì. Ok. Ok, in questa curva qui puoi andare pure un po' largo, ti danno penalità. Capita molto spesso di andare largo perché il punto di guarda è l'ho attaccato, quindi può darsi che non freni perfettamente, potrebbe andare fuori. Le linee bianche le puoi toccare con la ruota esterna, cioè interna, però non le puoi toccare con le altre due ruote. Se tocchi pure con le altre due ruote ti danno penalità. Cioè praticamente sei tutto, con tutte e due le ruote sull'erba. Oltretutto se alzi il piede, cioè nel tuo caso, se alzi l'indice non ti fanno problemi. Vabbè, adesso io rientro in box, quindi vabbè. Però hai capito più o meno, Sì. no? In tutto ciò su due giri ho preso due penalità perché stavo fantastico. Questa questione della penalità però è un po' pericolosina, soprattutto nella curva con la lì, nel curvone, cos'è curva, allora qui 3, in curva 4, 5 è molto pericoloso, perché vai largo in genere, ti conviene un po' sacrificare l'entrata per avere un'uscita migliore. Cioè letteralmente frenare un po' prima all'ingresso così da non prendere penalità quando esci. Stessa cosa la curva dopo, pure molto pericolosa. Esco. Ok, l'ho visto passare. Eccoti qua. Vai a fare l'uscita qua. Ok, dai, ci può stare, questa è un'uscita abbastanza. Ah, altra cosa molto importante, quando ti stai proteggendo da qualcuno non puoi fare più di un cambio di direzione. Ovvero non puoi fare destra-sinistra per proteggerti da qualcuno.
Però, tipo, se prendi la destra non puoi andare sul rettilineo, non puoi fare zigzag per passare. Ci sono molte regole che ti danno, ci cazzano abbastanza, cioè un regolamento che è peggio di quello della vera Formula 1. Pazzesco. Ci ho messo mezz'ora a leggerlo. Re idea. Pensate. Anche se questo fatto che giochi da contro un po' può dare fastidio a questo fatto destra-sinistra. Perché tipo quando sta andando storto devi fare un po' destra-sinistra. Però penso che non sia un cambiamento così radicale che però si arrabbiano. Così danno penalità ancora peggio. Invece riguardo alla questione penalità diretta, cioè tipo per lo stop and go, da quello che ho capito, te lo danno alla fine, quindi non è un vero stop and go, ma semplicemente ti danno 20 secondi alla fine, che è il tempo che ci vuole per fare uno stop and go praticamente. Siamo secondi il punto di 310,4 km. Riguardo a Abbiamo qualifiche, fatto invece, primo con una... posto, giovanotto. hai fatto due primo posto? Sì. Avevamo messo l'IA molto basso, l'ho messo Ah, ecco sempre perché, merce la zoccola. Già verde. stavo esultando, vaffanculo. No, abbiamo messo l'IA basso per non rompere le palle, ma non ci sta, perché sennò mi faceva startare bene. Dà problemi con gli... Secondo me sto pensando che a questo punto, se qualcuno se ne va, io entro, non è che mi dispiace questo campionatino qua. Come no? Tanto ormai il regolamento lo so, ho letto, strategie le so fare pure da me, faccio la Santissima Trinità come Sebastian Vettel, meteorologo, ingegnere, meccanico, pilota, tutto qua, tutte cose. Strategie, strategie. Stratega. Dicevo io ho fatto il primo tempo con le gomme bianche. Ci credevo. Senti, la ristart ti metti l'IA al 90%. Cosa? La puoi ristartare e mettere l'IA al 90%. Assolutamente, ora Bravo. dai. Devi per forza abbandonare perché se no mi fa Sì. fare. Loro hanno detto che è limpido, ma devi calcolare che il meteo è sul dinamico. Quindi la mia paura è che viene la pioggia. Se viene la pioggia ci sta una rivoluzione, guidare sotto la pioggia è un casino. Senti, una domanda da 6 miliardi di dollari. Alla Dica, dica. partenza, se io carico un po' più di carburante e giro con la grassa, che ne dici? Quanto più carburante? Per girare almeno i primi 5-6 giri al massimo. Non conviene perché sfondi la gomma e poi la gomma non ti dura più 12-13 giri, ma dura 6-7 giri. Quindi Capito qual è il non conviene. problema? No, non conviene. Soprattutto se metti grassa per così tanti giri, il motore si usura e i motori delle Formula 1 veramente anche 6-7% di usura già si sente che vanno più lenti. Quindi, allora, io in genere come funziona a me? Funziona che metto 1 litro in più e faccio il primo giro a grassa, mi rimane metà. Ci sei? Sì. Ok, mi rimane metà serbatoio e
Con quel metà serbatoio faccio il resto in normale. Se rimango un poco carburante, metto. Vai, prepara, prepara, metti gli AI al 90%. Anzi, Sì, mettili al scusa. Ok. 100% e non ci pensiamo più. Però, tipo, per simulare i giocatori veri ci vorrebbe anche un 140%. Hai capito? E quello è il problema. Ok. Ora inizio sessione ufficiale. Sì, danno vicolo completo. Sì, severità taglio pericoloso. Informazione sì, la carenza manuale, superficie interno. Aggiungi tutti lì. Ok. Va bene, dai, vai. No, aspetta, non ci sei tu. Se non mandi l'invito. Sono un coglione, ho startato la gara. Grande. Posso essere così ritardato io? Rilassati che stai troppo agitato. Stai. Fatte Non fare una so. camomilla da tua madre. Lo vedo un po' esagerato. Ma dentro casa mi fanno 70.000 gradi. Fuori casa fanno 15 gradi, qua fanno 70.000 gradi. Madosca. Ma ci sei... il mio gatto sul mio letto non me ne sono faccio la salsiccia. Come ci è arrivato là? Ah, non lo so io. L'avrei portato, ecco, avrei portato pure il COVID. No, invece sono abbastanza sicuro di avercelo avuto, mi sono auto in quarantenato. Ma mi sbattevo le palle di fare il tampone, tanto stanno tutti dentro casa. Ma il fatto è che è anche improbabile in realtà. Però, sai, avevo la febbre a 39, tosse, mal di gola. Sono arrivato a un punto dove non riuscivo a parlare. Non hai idea. E Macello. dopo si scopre che facciamo una strategia da Dio arrivi primo. Immagini. Magari. Sarebbe la rivoluzione. Dai, io allora ti invito direttamente su Discord. Ma tu spegni il gioco quando... Sì. Perché? Non lo so. Sono ignorante. Ma no. Ok. Maronne, mi sta laggando il gioco a morte. Questo gioco mi odia fortissimo. Cioè, ogni volta che c'è qualcosa. Pesantuccio. Eh sì. Caricando. Ah, che a posto, allora è ripartito. Mi era esplosa la connessione per quello. Scelgo la macchina. Perché Sta risplodendo di non mi nuovo. fa scegliere tutte le Adesso perché devo ancora mettere le impostazioni perché mi sta esplodendo il Ah. muro. Dimmi te quando posso scegliere la macchina allora. Sì. Tanto lo vedi. Non so, ma tutte a me devono succedere. Rilassati, calma. Ma pure te mette stato connessione basso? O solo a me? Qua sul Ah! PC. Guardalo cos'era, che voleva partire il coso di Steam. Capito? Si stava partendo, ma non me lo faceva vedere. Naia. Dai, ah, perfetto, Formula 1, pari. Numero massimo, giocatori 2, sono meno. Prova libera breve, qualifica 18 minuti, gara 5. Ora di inizio ufficiale.
Metti la macchina. Ok, Fatto. anch'io. Via. Metti via pure tu. Hai sbagliato No, il circuito, vabbè. Australia, sono... Ti devi da rilassare, hai capito? Non ce la faccio più la quarta volta. Fai le cose con calma, che tanto ormai i botti sono fatti. Aiuto, dai. Torna al menu principale. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ricordamelo tu. Se tu mi dici quello che stai a fare, io te posso ricordare. Devo mettere il circuito, avevo fatto tutto giusto per la terza volta e fine mi sono scordato il circuito. Rilassati. E tanto se perdiamo la figura di merda la faccio io, non ti preoccupare. E Fare più che giusto. sicuramente perdiamo, perché... L'importante è che non ci schiantiamo, perché tanto sei sicuro, 3-4 si schianteranno proprio boom a muro, 300 km/h. Già Speriamo. lo so. Quindi l'importante, vai pure piano, mettici pure 3 quarti d'ora, tanto peggio di così non può andare. Esattamente. La tua dice almeno non ci squalificano. Almeno quello. Vai con calma. Fai attenzione che non ti schiatti contro i doppiati, perché a quel punto sarebbe un problema. Anzi, contro quelli che ti Ma stanno tu doppiando. pensi veramente che io riesca a acchiappare i doppiati? Non ci credo No, 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 proprio. infatti ho detto, mi sono corretto, contro quelli che ti stanno doppiando. L'ho pure detto dopo. Ingegnere, Ok. Vai ufficiale, impostazioni gara, sì. che ora Ghosting, no. sono? Cosa? Che ore sono? Le 7 in punto. Ok, c'è rimasta un'oretta, dai. Beh, sì, tanto questo qua dobbiamo fare noi principalmente. Beh, aggiungo tutto l'IA, il 90%. Sei entrato? Sta caricando. Ok, perfetto. Io quasi quasi mi metto in Ferrari, che mi piace il colore rosso ferraresco. Bello, anche se le prestazioni sono al pari. Nada, mi metto in... Beh, mi metto qua. Pronto. Disattiva l'audio di tutti. Buonasera, buonasera. Buondì. Ciao Benedetto, ieri sera mi servivi e non ti sei fatto vedere. Che succede? L'ingegnere, dove ci mettiamo a parlare io e l'ingegnere? C'è il canale di Atom. Gli hai Aspetta. spiegato a lui che do cazzo deve andare quello che devo dire. Aspetta, aspetta, aspetta. Vi mando l'invito. Al Allora, canale, vediamo. al server Atom. Eh? Al server di Atom. No, Sì. già ci sono dentro. Ah, già ci stai dentro. Solo che Per mi quanto? chiedi i permessi per entrare nei canali. Mo, non ti preoccupare, mo ci penso io farti. No, ma pure Luigi, pure tu lo dovresti avere, lui il server di Atom. E Sì, ce l'ho, ma era per stare insieme all'ingegnere. ho capito. Allora, aspetta, vado un attimo di là. Sì. Voi entrate nel frattempo non so dove vi fa entrare. Ok. Quindi andiamo su Atom come Discord. Come Discord, sì. Io Ok. fa entrare vado. solo su FK. Allora entra su FK e io ti faccio dai permessi. Entra tutti e due là. Vi Sì. faccio dare i permessi per quanto riguarda la come si chiama? L'Alfa Romeo, ok? Arrivo subito.
Siamo. Dimmi. Sto preparando. Ah, ti stai preparando, già ho avuto manco il tempo di farti la doccia. Zeus. Eccolo. Come ti posso chiamare? Luigi? Zeus, si chiama Zeus, Luigi, come preferisci. Eccoci qua. Grazie No, niente, figurati. Che dicevi, GG per ieri, che ti serviva una mano? per quello che hai fatto adesso. Ah, vabbè, ma tanto io l'avrei fatto adesso, quindi qua. Ok, poi le altre cose le avevo chieste prima direttamente agli organizzatori. Scritto sulla chat generale. Tu comunque mo qua praticamente voi avete il permesso per entrare in questo canale, In quello sarete generale Alfa Romeo. quello Alfa Romeo. Ce ne sono due di Alfa Romeo perché ci sta l'altro team che purtroppo vuole stare da solo. Meglio, meglio, ma io almeno lo sto Meglio, cazzo. sì, infatti. E quindi poi vabbè, a parte quello. Va bene, quindi abbiamo detto la gara, lui deve essere in lobby alle 20:20, 20:30 iniziano le prove di 30 minuti,
Sì. Acqua Olimpica di 18 e gara 50. Esatto. Meteo Olimpido, se non erro. Sì, medio olimpico, sì. Ok, mi sono letto io il regolamento al posto suo, quindi dovremmo stare a posto. Dovrebbe leggerlo lui, non te. Vabbè, sì, poi non so, non so se Ho fatto fucsia! cosa? Ma che è sto rumore? È il mio volante che ci stanno, c'è il G29 che ha il meccanismo a farfalla in fa, questo rumore qui. Ma fa troppo rumore. Non è un difetto di fabbrica, purtroppo ho scoperto che è una cosa di tutti i G29, che hanno un meccanismo un po' del cacchio. Però poi l'ho pagato 160 euro, quindi calcola che un Thrustmaster costava 500, no, quanto costava? 400 euro. 300. Costava abbastanza di più, il doppio costava, quindi abbiamo detto. Ah, te Andrei. quello puoi comunque cambiare la sensibilità del microfono, eh? Perché Sì, è un lo so. casino per guidare, penso, Ma tanto è raro che gioco mentre sto su Discord. No, avevo fatto un tempo perfetto. Un secondo e uno più veloce. Mi hanno dato penalità. L'ultima curva. Sì, a proposito, adesso ho fatto un molo a bassa la sensibilità, effettivamente, che l'ho messa su automatico, in pensore. Sì, è giusto. Allora, andiamo. Poi c'è il video. Ora? Ditemi se sentite il rumore. pare di no. sembrerebbe di no. Ogni tanto arriva. L'ho sentito solamente mentre parlo. Ma tanto alla fine ho detto, io è raro che gioco a Formula 1 mentre allo stesso tempo sto su Discord. Ma stiamo giocando un po' per le prove libere. Ma quindi le gare sono tutti giovedì? Ok, Dovrebbero essere tutti i giovedì. perfetto. Ma poi Ma che avete fatto? vedrà in sessione che si deve fare, mica lo so. Ti mandano l'invito loro, non ti preoccupare. Ah, Ma com'è che non riesco a entrarvi a raggiungere? perché sta su sola di invito. Ah, hai messo solo E invito. mandagli l'invito. Sì, però penso che l'invito io lo posso mandare solamente a fine sessione. No, no, lo puoi mandare anche adesso, non ti preoccupare. Possiamo uscire e incominciare, non c'è problema. Beh, no, scusa, ho sbagliato. Non c'ho tra gli amici Benny. Se mi passi il nome ti aggiungo un attimo il tuo. Benny, Benny Pulito. Pulito, con la B maiuscola, vedi che c'è, tu hai giocato a Dying Light? No. No, ci sono tre spade gialle come simbolo, tre coltelli Ah, gialli. ok. Va bene, ok, ti ho aggiunto. Sì. Ti ho mandato la richiesta. Perché non posso cambiare gomme? Perché alcune non le puoi mettere. Vai, sto aspettando l'invito. Ok, perfetto. Entra il box e ti invito. Mamma, che bordello che fa qualcosa. Lo so, non. Continuo a non capire. Devo vedere se è normale. Se non è normale, se entro i 2 anni me lo faccio. Hai un microfono Sì, così. ho pure un microfono del cazzo, però. Ma c'hai Quello. cuffia e microfono? Ciò? C'hai cuffia e microfono? Nope. No, c'hai un Mi sembra. microfono buttato lì. C'ho un microfono di una webcam, l'ho messo lì. Quello. Letteralmente mi sono sposato le cuffie tipo una settimana e mezzo fa e devo ancora vedere quali prendo. Sto aspettando Invece, ma l'invito. a me risulta che non mi ha ancora richiesto, accettato l'amicizia. No, no, te l'ho accettato, tanto che sono offline. Aspetta là. Vai, sono online adesso. Ok. Ok, perfetto. Ben inviato. Ok. Gioca.
Errore impossibile, sessione piena. Questo non è normale. Ah, perché ho messo l'intelligenza artificiale. Che erano troppo. Ma è strano, siamo in 19, dovresti riuscire a dovresti poter entrare pure tu. E se ti ho detto quello che mi ha detto? Beh, dobbiamo ristartare la taghetta. Vabbè. Beh, se no iniziamo direttamente alle qualifiche, ti devo dire. Lo so. No, no, facciamo le prove libere ancora, che mi serve da capire certe cose. Ho visto, stai facendo un botto di giri. Torno al menu principale, sì. Chiudi il gioco. Ah, devo salvare come preset. Sì. Tipo la settima volta che restartiamo. Beh. Intanto iniziate a invitare, non mettete pronto perché sennò sono fregato. Vai, metto intanto Austria. Sono in Austria. Io ho 90, 100%, abbiamo detto. Hai messo auto, multigiocatore, devi mettere Formula 1 2020. Stavo, stavo settando. Ok, vai, non importa. Ok. Mi dispiace non si, non si sia fatto quello lì delle prove libere 30 minuti e poi le qualifiche complete, perché è il giorno dopo la gara, perché secondo me era più carino. Poi non so, hanno votato, quindi. Sei entrato lui? Caricando. Ok, fatto. Meteo, metterlo pure asciutto perché la gara è asciutta. Ok, confermata asciutta. Sì, sì. No, no, no. Tutto il tempo? Sì, sì. Ok. Se vai nella sessione su in alto del c'è scritto calendar meteo e ti dice praticamente perché questa sessione. Ok. Beh, mettete via. Oh, un attimo, sto scegliendo la macchina. Non mi uscirà. Vai. Ho sbagliato, no. Vai. Ti mirai con me. Comunque tra le... si possono mettere i, come si dice, i... prima delle qualifiche si possono mettere dei setup completamente personalizzati, no? Cioè, prima della qualifica, sì, durante la prova libera. Il primo giro di qualifica, durante la prova libera, no? Durante la prova libera, come entri in, in qualifica lui ti dice, hai messo, stai uscendo con la macchina con questo setup, confermi? Ah, va bene. Ma la questione tipo delle bandiere, delle penalità viene gestita dal gioco e poi voi vedete come segnare i punti? Una parte viene gestita dal gioco, una parte la gestiamo noi. Se vediamo che uno tampona un altro, il gioco piglia la penalità e poi noi ci mettiamo il pezzo da 90 sopra. Ok. Tipo per esempio lo stop and go noi non lo facciamo, ma voi aggiungete 20 secondi per esempio, no? Esatto. Alla fine della... Ok, capito. Esattamente. Metto 7 giri e mezzo. Carino. Austria. Forza, okay. Così. Dura. Ma non parto. Avete fatto pure una strategia eventualmente per le varie posizioni? Allora sì, avevo pensato ad un undercut, però non avendo provato un effettivo 50%, stavo pensando di fare tipo un 14esimo giro gomma dura, oppure anche un 12esimo giro, fare un undercut bello di quelli belli forti, della serie proprio mettere la dura poi, che la media non ce la farebbe, penso. Quello me lo devi vedere qua, no? No, vabbè, alla fine oggi pomeriggio sono stato un po' a vedere, teoricamente dovrebbe andare bene, perché non sapendo le strategie degli altri... Sicuramente altri... faranno quasi tutti una sosta. Beh sì, due soste non avrebbe molto senso, però ho paura che tutti quanti vogliono fare l'undercut, alla fine si finisce solamente per fare un pit stop anticipato, più che un undercut.
Però chissà. Questa cosa delle hard potrebbe aver senso. Perché ovviamente ci sta tra le regole questo fatto del che non si può mettere due volte la stessa mescola, no? Sì. Ok. Che poi è anche una cosa Meno che strana. non c'è pioggia. Sì, a meno che non c'è pioggia, Ma non appunto, c'è poi. la pioggia, ma che cazzo è stata di tutte e due? Era per le regole, per le Stavamo parlando delle regole, com'era? Direi che essendo che io ho un po' più esperienza, gli ho spiegato tutte le varie traiettorie, quando frenare, RS. Mi sembra che abbia capito bene. O no? Grazie, molto gentile. Oh, c'ho un ingegnere coi controcazzi, eh. Beh. Io che ti mettevo cazzi, secondo te? Se comunque quello che sentite è letteralmente il force feedback sopra i cordoli, per farvi capire quanto cordolo uso. Io penso che al joypad ho tolto la vibrazione io. Cioè, giocate tutte e due da joypad? Sì. Posso candire che è molto più difficile del volante. Vabbè, certo. Grazie Alex, molto utile. Lo stavo vedendo io, però molto utile lo stesso. Microfono. Sì, aspetta che sto sistemandomi. Correggia. Niente, Gasly è andato più forte di me. Mazza, sulla in curva 2 si prendono 10% di RS, non male. Madonna. Mi sentite? Sì, Ah, sentiamo a posso te il no? tuo volante. Bellissimo. Oh, senti, questa curva qua si sente un botto perché prende un botto di cordolo, guardate. Aspettate. Magari si è silenziato, non suona più il mio volante. Ha smesso. Bravo, ora ha ripreso. Sembra fare il suono di un cavallo. Madonna santa, per quanto non ho preso Benny. Per un centimetro. Con tanto di urlo molto femminile. No, mi sono girato, guarda lì. Ci va lontano. Ma no, come penalità posizione 5 sulla griglia? Mi dissocio. Hai box in questo momento. Ma dai, ma come posizione 5 sulla griglia? Ma stiamo scherzando? Basta, porco mondo! Ti stavi per riprendere di nuovo, tra parentesi. Ho più la là davanti. Ho notato. La macchina ora non gira più, tipo.
A me si stava smontando la ruota praticamente. No, compare, comunque non ce la facciamo ad arrivare alla gara. Ve lo dico perché è mezz'ora, ancora un bel po'. Qua non ce la facciamo a finire, non ci conviene, poi devo andare pure a mangiare. Sì, io pure io tra 5-10 minuti vado a mangiare, sennò poi non faccio in tempo ad andare lì. Ma alla fine voi cosa guardate? Voi state dentro il gioco invece? Abbiamo la modalità spettatore, posso guardare tutte le varie. Io così stavo guardando lui perché ti do tutte le varie informazioni, però fa niente, lo vedrò dalla divisione schermo di Discord. Ti conviene che sì, infatti, ti conviene che streama da Discord che non da Twitch che è Qui c'è in ritardo. C'è ritardo, allora vai da Discord almeno in diretta. ritardo. Speriamo che funziona. Ma non devi streamare, GG. Non devo andare su Twitch. Esatto. Ho invitato le persone. Ma che faccio? Mi mando a casa. No, ma gliela fai, gliela ha sempre fatta. Se ne sei convinto? Se male che va, lo chiudo. Non mi piace assolutamente questo fatto che mi hanno dato la penalità, non lo apprezzo tanto. No. Fucsia. Me ne può fregare di meno. Torno subito, subito. Comunque è stato un po' ingiusto in quanto è stato direttamente lui ad arrivarmi addosso, fortissimo. Cioè, probabilmente tra i due sarei morto io se fosse stato un incidente reale. Non mi miglioro. Tu che posizione sei? Settimo. Ma sto con la gomma gialla, ho fatto già 54 giri. Ho fatto un po' di giri, ho fatto una 20, qui 10 giri. Io con la gomma bianca sono stato quarto. No, ho fatto un long run per la gara, più che altro. La gomma bianca sarà mo molto difficile che la vada a usare. Ah, perché pure tu giochi? No, no, no. Ma qua alla gara non ci arriviamo su questa gara. Lo so. Ah, che poi mi deve far installare la mod, mi deve far installare, vediamo un po' se ce la faccio. Quale mod? È una mod solo per chi guarda fuori. Ah. Mi ho preso il muro, fratelli. Dobbiamo installare una mod pure su Arma 3, eh? Mi è arrivato un messaggio di questo. È arrivato un messaggio. Avevo fatto primo settore viola, fucsia, viola, quello Fucsia, intanto che qui è il settore fucsia al primo. è. Mo l'avevo fatto io, Io però. lo devo fare il fucsia, non voi! Io lo devo fare, porca troia! Cosa mi si è scassato? Ma mi dice che c'ho dei problemi e crunch. Ma compare, ma mi fa venire gli infartini il gioco. Bordel. Come giri attuale successivo annullati? Ma. Oh, Eh sì. l'ultima cura. È la quarta volta di fila che mi succede la stessa cosa, l'ultima cura. Ma io veramente boh. No, Cioè, ma no, sì, no, sì. palle. Non lo so, non lo so. Come ti chiami, ingegnere, che mi sono scordato? Ho preso il muro, fratelli. Qual è il tuo nome, ingegnere, che me lo sono scordato? Pigi. Mi chiami ingegnere. Il tuo nome, quello lo leggo. Pigi, io mi chiamo Pierluigi, chiamami Pigi, Ah, ti Pierluigi. chiami come me? Io mi chiamo Luigi. E io mi chiamo Pigi. Animo a te.
Eh no. Tanto a me ormai importa solamente il tempo che faccio qua. Oh, mi sono fatto il curvone di traverso. GG. Ah, te ne vai in terapeuta? Eh sì, non so come ce la faccio con una Formula 1. Però vabbè. Basta che sblocchi il controllo del differenziale. In realtà è il traction control. Sì, sì, esatto, io quello volevo dire. Scusa la mia ignoranza. Dai, l'ho preso bene. Devi riuscire a fermarti esattamente sull'80 km orari quando entri in box, ma è un casino, cioè è impossibile. Va, molto meglio. Grandi. Ho sfondato tutto, fratelli. Eh sì, fratelli, ho scassato là, la fratelli. Avete capito bene. Comunque è carino il volante dell'Alfa Romeo, abbastanza comodo. Mi sta scomodo, cioè io odio completamente colore nuovo, è proprio brutto, brutto, brutto. Mamma mia, proprio vedevi, guarda. Vabbè, sono francesi. Veramente sono inglesi, comunque. Beh, a Renault fino a prova contraria è francese. No, la Williams sta dicendo lui. No, io la Renault ho detto. Ah, Renault. La Renault c'è quel coso, quello sgorbio rotondo. Io sono il più veloce tra di voi, guardate, decimo. Voi siete tredicesimo e... Dove cazzo sono? Undicesimo, tredicesimo e undicesimo. Io vi ho limato esattamente, ve lo dico subito, un secondo praticamente. Un secondo a Benny, due secondi a Luigi. Dai. A Bono. Beh, me l'avete aggiustata là, la... bravo. Dai, usciamo, usciamo, usciamo. Date, fratelli, aprite. Fratelli, smontate, fratelli. Che poi non ha senso il fatto che l'Alfa Tauri è italiano e poi l'Alfa Romeo è svizzera. Ma sì, la gestione è svizzera. Cioè, un tempo fa era italiana l'Alfa Romeo. Qua ai tempi d'oro. Era, viene dalla Sauber, viene. Sì. Che poi l'avevano tolta, no? Per quello hanno dovuto rimettere dalla Sauber. Grazie, non ho messo... Per parlare non ho messo il DRS, vaffanculo. Ah, perché tu ce l'hai sul manuale? Certo. E io ti prendo la scia. C'ho il primo nel punto più veloce. Anche come stai? Rosse. Ti sto proprio dietro, anzi ti devo ti lascio andare perché sennò dopo al prossimo giro ti trovo proprio attaccato. No, limite della pista superato, no. Madonna santa, per quanto? Fai una corsia dei box. Lo so, è una vettura un po' strettina. Mettici un asciugamano appoggiata sotto se fa sto casino. Vabbè, ci riproviamo. Cosa? Lì è andata più forte di me. Ma? E io ho fatto una... No, vabbè, uno sei un contatto di merda. Ma
quelli di ieri da EasyFix, come facevano, da Stefano, come facevano a fare quei tempi? Cioè, tipo, cosa? 1,3 anni fa. Sì. A 1,3 alto. Ma? quella gente che ci sa fa, eh? Vabbè, ma pure io ho tipo 400 ore di gioco sui vari Formula 1. Ma non è una questione di gioco. Loro, per esempio, non so se hai sentito quando ha detto ti devo, non so se c'eri, il settaggio non voleva che lo si facesse vedere in giro, eh? Quale settaggio? La macchina, non si E faccia te ci vedere. ha messo i cheat involontariamente. Involontariamente li ha messi. Ah, Madonna, ho preso il muro in ingresso della pit lane. Ho dato una scodata, ho distrutto l'ala posteriore. Dai. Oh, mi si è smontata l'ala posteriore, compari. Ho rotto tutto, fratelli. Macello, macello. Si è staccato il DRS Altro praticamente. che deserto, Cosa? eh? Ah, lasci fare. Ma non ci sta più il pulsante drink? No. Dove l'hanno messo? Olio. Ma non vogliono. Ci sta più. Big F. Kimi non può più avere il suo drink. Ci sta, ci sta. Sta E dove sta? L'hanno piazzato. vicino al torque. Io però non posso farlo uscire. Sei napoletano. Giusto? Amico, come fa a parlare in napoletano se non è napoletano? Vediamo. Mettimi un po' meno benza. Se gli le due va bene. Rifacciatemi partire, grazie. Ragazzi, manca un'ora alle prove libere. Ma verso che ora finiamo, Benny? 10 e un quarto, 10 e qualcosa. Tu Ah, ok. sei di Napoli proprio? Ischia. Ah, sei di Ischia. Ah, io sto a Formia. Ovvero? Ovvero? Di fronte a te. Io la mattina quando mi alzo vedo Ischia davanti a me. Gaeta. Allora io al mattino quando mi alzo vedo Formia. Esattamente. Fantastico. Dipende da che lato di Ischia stai. Cosa? Dipende da che lato di Ischia stai. Sto proprio dal lato che vedo Napoli. Napoli e Procida. Ma sentite pure le marce? Quando le cambio. Vabbè, io mi sono un po' addegriato qui. Sono riuscito a salire al settimo posto, ma non riesco a fare un giro pulito, anzi, mo ci provo subito da capo a fare un bel giro pulito. Dai, mi metto comodo. Ragazzi, stavo perdendo il controllo per un attimo, ho detto this is the end. Stavo morendo malissimo. Tu dovresti vedere quello che fa lui, non metterti a giocare pure tu comunque. Vabbè, quello che mi dà di matto. Allora, sta a posto. Siamo stati ingredienti ieri e un'ora fa abbiamo parlato. È qui la testa? Oh, Buonasera, grazie, buonasera. sta a posto. No, io sono di passaggio, adesso devo andare. Sì, no, noi ci stiamo solo giusto cazzeggiando un pochettino in attesa. Mo' vado a mangiare prima di Va tutto. bene. Alle Ragazzi, 8. buona fortuna per stasera. A Ciao Matteo, alla prossima, ci sentiamo. dopo. Buona fortuna anche a te. A tutti. Ma chi è l'altro pilota Alfa Romeo? Williams. Ah, ok. Insieme a Stefano. Esattamente. Comunque io per un attimo ho avuto il dubbio che a venire da Atom fosse stato un 89. Ma come accelerazione nella corsia dei box? Sono entrato a 81 km orari, dai! Bravo, hai preso la multa. Eh 81 km orari! sì, deve essere 80. Meglio 79. Mannaggia.
Ah, sto per prendere a coso. Adesso abbiamo visto cosa succede quando si entra noi insieme allo stesso box. Ovviamente vedete d'accordo con l'altra squadra, l'altro giocatore per capire se, quando, a che giro si fermerà per non fermarmi tutti e due insieme, eh. Sì. Ma tutti quanti i piloti hanno degli ingegneri di gara. Quindi Molti. Sì. non tutti, alcuni fanno il fatto che vogliono. Sono alcuni che non possono fare proprio senza. Non possono fare proprio almeno. Cioè, addirittura. Allora deve essere una cosa Magari tipo. dice quella curva, non affrontarla in quarta, affrontala in terza. È quello che gli ho detto io ieri lì per lì. Ho spiegato un po'. Però il problema è che lui non ha il volante con le marce, capito? Eh sì, va in automatico. Io gli dicevo le marce, poi me ne sono accorto dopo 40 minuti che stava con il cambio automatico. Vabbè. Cose che capitano, dai. Però diciamo, ha poco senso logico il fatto che io corro un secondo e mezzo più veloce di quello a cui faccio l'ingegnere. È come se Bono si mettesse a correre e andasse più veloce di Hamilton. Io mi preoccuperei. Soprattutto perché andare più veloce di Però sai qual è la Hamilton. differenza? Quale? Che lui gioca da controller. Che tu fai danni e lui no. E una volta prendi in muretta, una volta arrivi nella schiantana, una volta ti giri, una volta fai, una volta. Vabbè, ora sto giocando abbastanza a cazzo. Ah. Sicuramente. No, ma io faccio la carriera 110%, gare 25%, sono figlio. No, perché hai frenato all'ultimo del giro? Sei andato abbastanza piano. Oppure era il giro di lancio? Che Giro di cosa? lancio. No, Ah, ok. No, dicevo, perché stai andando così piano? vabbè, mi ha tolto il tempo. Madonna, avevo fatto 1,5. Allora, lì prendilo un po' più interno il cordolo, perché fidati, anche la cosa pericolosa è prendere il cordolo esterno, perché la macchina capita spesso che spendono un po', però il colpo di grazia lo dà il cordolo esterno. Stessa cosa qua, cerca di prendere un po' più esterna sacrificando un po' l'entrata, quindi entri più largo, freni un attimo prima, così la riesci a prendere più interna e recuperare qualcosa. Cioè, capito qualcosa? No, Grande. no, tanto di essere sapevo io. Tanto però il più veloce nel punto più veloce. Ah, qui hai perso un bel po'. Bel tempo. Sempre 14esimo, ci può stare come tempo questo. 1-7, 3-2-3. Nuovo tempo. Ora sei ufficialmente 14esimo. Stai facendo un giro di rientro? O questo è un altro giro Ci sto lanciato? riprovando. Ah, sto senza benzina, un coglione. Troppi giri mi sa che hai fatto. Mi devo andare a mangiare. Buon appetito. No, non ancora, dico tra un po'. Perché sennò alle 23 non ho ancora mangiato, che è un problema. Ma una domanda, no, niente, torna Tempo qua. annullato per il superamento, ma vaffanculo, va. La volta che ho fatto un altro fucsia, avevo fatto. Vai, fai box. Box in questo giro. Box, 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 box. Perché sarebbe bello se tipo in Formula 1 2021 aggiungessero un metodo tipo che si può avere effettivamente un ingegnere di gara che gestisce tutte le cose. E vedi che figata sarebbe. O no, che mette le Eh gomme in sì. tutto. Toglieresti Cioè, alla fine non è una cosa tanto tanto difficile. lavoro al pilota. Vabbè, sì, ma sarebbe più realistico, sarebbe molto più realismo. Tipo, ovviamente non in carriera, perché in carriera sarebbe un bordello, però magari. Datemi il time. In cosa? Quanto manca? Che ore so? Che ore so? Ah, 19:41. Io vado a mangiare adesso. Io faccio l'ultimo giro.
Sì, pure io provo l'ultimo e poi vado a mangiare. Il nostro miglior giro finora è 1,7,3. Beh, ne metti un'altra software, che sennò è lo schifo. Completo, siamo pronti, ragazzi, indietro. Allora, dobbiamo stare nella lobby? 8 e un quarto. 8 e un quarto. Cioè, devo venire qua sulla scuderia Alfa Romeo. Sì, sì. Ma tipo gli altri piloti come stanno messi? Cioè. Stanno messi c'hanno... meglio di me, tranquillo proprio. No, dico, stanno messi nella stessa stanza i due piloti. No, no, ognuno c'ha la stanza per cavoli suo. Ah, ok, con il quindi qua c'è Alfa Romeo 1 e Alfa Romeo normale? Perché tipo io prima non la vedevo, vedevo solamente il canale Alfa Romeo. Comunque proprio si vede che gioca da controller, perché fa proprio a scattino. Eh sì, lui c'ha un brutto vizio, approccia la curva, poi si accorge che è troppo, che sì, l'approccia in anticipo, che fa sterza dall'altra parte e poi risterza, no? A quel punto vai, sbagliata per sbagliata. Tutte le curve. Mo che l'abbiamo detto, ha fatto la curva bene. Ma ogni tanto se lo fa bene. No, vabbè, detto... ma non è la stessa cosa di avere un volante. Lo so, perciò ti sto dicendo la difficoltà è ancora maggiore. Vabbè, certo. Anche se tipo ieri io stavo giocando a cazzo di cane, tipo giravo ogni 4 secondi in Austria. Anche con il volante. Poi fa questo bordello il mio volante. Oppure che se è un problema di fabbrica, teoricamente io dovrei poter fare il reso lo stesso da Amazon. Perché l'ho preso meno di un anno fa. Dovrebbero neanche rompermi troppo le palle. Comunque Luigi, dovresti riuscire ad arrivare per fare un altro giro dopo questo. Se vai bello forte, dovresti riuscire a fare un altro giro dopo questo completo. Tipo arriverai 0 0 0 e 2 0 e 3. Se sbagli qualcosa però non ce la fai. No. Devi fare un giro, non ce la fai. Ah, vai, stanno ancora 40 secondi. Sì, teoricamente tra 15 minuti tu dovresti aver finito di più. Sì, ce la fai. Così fa un ultimo giro. Ma di... cazzo! Ora ti sono sbagliato, taglio per il giro prossimo, controlla. Forse ti... Beh, ce l'hai fatta per 8 secondi. Non so ci sia Delta Negativo, penso riesce a fare più forte di come hai fatto prima. Che vergogna, 14esimo. Bel tempo, Benny. No, mi hai superato per 23 millesimi. E tu pensa che ho fatto male il primo settore? Era rosso. Marò. Ma già se lo facevi viola il primo settore. Quello era un viola, eh. Ho sbagliato la prima curva, ho sbagliato. Per pochissimo mi hai superato. Sì, vabbè, ma quello è... E così peccato, sarei dovuto uscire pure io per farmi il giro. Tanto facevo sempre giri con 10 giri di carburante, 14 litri, 15 litri. Ok, il Twitch lo riapro alle 8 allora.